Grazie Presidente. Allora, questo emendamento nasce da un percorso condiviso con la cittadinanza. Abbiamo fatto una serie di assemblee a cui hanno partecipato anche gli altri partiti, dove la cittadinanza chiedeva attenzione. Diciamo che in questo contesto, nel decimo municipio, ci sono già due isole ecologiche, una in prossima realizzazione all'Infernetto all'interno di questa delibera, e quella di Via Panerai, per cui anche lo straccio di questa isola, questa isola ecologica farebbe in modo di far rispettare quel parametro che è stato spesso citato di 70.000 abitanti ogni centro di raccolta. E il percorso è stato fatto con la cittadinanza, con i comitati di quartiere che hanno suggerito, ma non perché fosse sbagliato l'inserimento, ma perché comunque c'era una certa sensibilità ad alcuni luoghi che sono intorno a Via Panerai, che in seguito poi, anche con numerosi atti di giunta, atti, scusate, di consiglio nel municipio, è stata questa sensibilità rimarcata, ovvero proprio il consiglio all'unanimità, insieme a tutte le altre forze politiche, ha dato un indirizzo politico affinché questo luogo rimanesse un luogo destinato a un'area giochi, a sport, con un altro tipo di valorizzazione. Abbiamo voluto in questo senso ascoltarli e ascoltare tutti quelli che comunque in questi mesi hanno sostanzialmente dato un indirizzo, sia amministrativo, per cui all'interno delle istituzioni, ma anche per quello che riguarda la concertazione, il dialogo che è stato fatto sul territorio. Le assemblee sono state numerose, i contatti anche online dove si è discusso di questo. Insieme alle associazioni si sono susseguite nel tempo. Io credo che al di là dell'emendamento che è stato presentato da me, ma sia un'operazione comunque, diciamo, politica interpretata un po' da tutti i partiti, perché comunque hanno partecipato, io li ho visti, sono intervenuti sul territorio affinché questo centro di raccolta Via Panerai fosse in qualche modo stralciato. Anche politicamente è stato richiesto dagli altri partiti in più occasioni, sia sul territorio che a livello capitolino, per cui io credo che con questo emendamento concertiamo e arriviamo in qualche modo a interpretare la volontà del territorio. Tutto qui. Grazie.